difficoltà, il numero segreto, quello generato in modo random, e il numero totale di tentativi che il giocatore ha a disposizione per trovare il numero segreto. All'interno del metodo doProva, il giocatore inserisce un numero e noi dobbiamo tenere conto del numero di tentativi e poi fare i controlli rispetto al numero inserito. Quindi, innanzitutto creiamo, abbiamo la variabile numero tentativo. Questa, ogni volta che inizio a giocare, va settata a 0, quindi numero tentativo uguale a 0. Quando provo, la prima cosa che faccio, se il numero è inserito, se ho inserito un numero, perché se ho inserito una stringa non faccio nulla, ma se ho inserito un numero, il numero tentativo aumenta, quindi il numero tentativo più più. A questo punto faccio diversi controlli. Il primo, se il numero tentativo è maggiore rispetto a tot tentativi, allora ho perso. Se invece il numero che ho inserito è maggiore, se è uguale al numero segreto, allora ho vinto. Se il numero inserito è minore del numero segreto, vuol dire che ho inserito un numero che è troppo piccolo. In alternativa, se è maggiore, vuol dire che è troppo grande. Allora, se ho vinto, è semplice. Devo semplicemente scrivere int txt result, inserisco il testo, hai vinto. Se ho perso, faccio la stessa cosa, ma scrivo hai perso. Se è troppo piccolo, scrivo troppo piccolo, altrimenti scrivo troppo grande. Poi vorrei anche aggiornare la scritta sul numero di tentativi. Quindi, ogni volta che schiaccio su doProva, se ho inserito correttamente un numero, quello che vorrei fare è txtinfo.setText vorrei scrivere un qualcosa come tentativo 3 su, diciamo, 10. 10 è soltanto un esempio. Quindi come faccio? Scrivo string.format tentativo 2% di /% di. Poi gli passo cosa sono questi interi da visualizzare. Sono il numero tentativo tot tentativi. È chiaro?
cosa non è chiaro? Ora, string.format è un metodo statico di string che permette di formattare le stringhe, ossia sappiamo che per scrivere una stringa potrei scriverla in questo modo, come tentativo più numero tentativo più tot tentativi. E il risultato dovrebbe essere identico se stampassi A o se facessi string.format. Il problema è che A è meno leggibile rispetto a quello che ho scritto nella riga sotto. In questo caso forse sono ancora confrontabili, ma se avessi avuto un'espressione più complessa sarebbero stati più difficili. Format è simile alla printf, la sintassi di format è simile alla printf del C, quindi ho degli identificatori che, scusate, percento di non dollaro, percento di, quindi è simile alla sintassi del C, permette di specificare un formato della stringa che poi vado a riempire con le variabili che specifico dopo, la virgola. È la stessa cosa, il secondo metodo è un pochino più carino. Chiaro? Quando inizio il gioco però vorrei che ogni volta che lo inizio vorrei che questa stringa, questa label info fosse inizializzata con queste informazioni, con 0 con 0 su il numero di tentativi uguale 0 su i tentativi totali. Per cui la copio identica da doProva in doGioca. Ogni volta che clicco sul bottone gioca, questa viene inizializzata con 0 su il numero totale dei tentativi. Quindi proviamo a eseguire il programma per vedere se sta funzionando. Soprattutto all'inizio conviene eseguire il programma spesso, in modo tale da verificare possibili condizioni di errore. Quindi, vedete che il programma si è aperto, seleziono la difficoltà, clicco su gioca, la scritta tentativi viene aggiornata come 0 su 13, perché tentativo 0 su 13 totali. Inserisco un numero, 9, prova, il numero è troppo grande, il numero di tentativi viene incrementato. Inserisco 1, prova, il numero è troppo piccolo, il numero di tentativi viene incrementato. Inserisco 5, troppo piccolo, 3, troppo piccolo, 2, troppo piccolo, 1, c'è qualcosa che non sta funzionando, no, scusa, 3, troppo piccolo, 4, grande, allora è 8, scusate, ho letto male. No, sta funzionando. Quindi, se volessi giocare in modo corretto, seleziono un numero, una difficoltà, clicco su gioca, 10, inserisco 5 che è la metà, il numero è troppo grande, inserisco 3, il numero è troppo grande, inserisco 2 ed è il numero corretto. Infatti in 3 tentativi, che è il logaritmo di 10, il logaritmo residuo di 10, ho trovato la soluzione. Allora, l'interfaccia però, il programma inizia a funzionare, però l'interfaccia non è ancora completamente corretta. Innanzitutto vorrei che quando il programma si aprisse, vorrei non visualizzare la parte sottostante, vorrei visualizzare soltanto inizio a giocare con la possibilità di selezionare la difficoltà. Quindi la cosa che mi conviene fare è modificare l'fxml aprendo SimBuilder. La cosa che conviene fare è innanzitutto cambiare il contenuto di questa label con inserisci
numero. Poi vorrei che questa parte non fosse visibile subito. Come fare? Ci sono due opzioni che sono interessanti. La prima è disable. Disable significa che il componente c'è, viene renderizzato graficamente, però viene opacizzato e non è possibile interagire. Sono però più interessato a visible. Visible mantiene il layout del componente, però non lo renderizza. Quindi io vorrei che tutta questa parte sottostante all'interfaccia grafica non fosse visibile. Quindi visible viene settato a false. La stessa cosa avrei potuto farla nel metodo initialize nel controller, però siccome è più semplice da fare direttamente sull'fxml, la facciamo da qui. Quindi quando il programma si aprirà, avrà questo aspetto. Salvo, chiudo Sim Builder. Adesso eseguo il programma. Vedo che la parte sottostante dell'interfaccia non viene più visualizzata. Come fare a farla visualizzare? Devo avere una variabile, devo avere la conoscenza di qual è lo stato del gioco. Per cui in controller creo una variabile booleana che chiamo in game, scusate boolean, che inizializzo false e mi tiene traccia dello stato del gioco. Quindi, quando io clicco su Do Gioca, controllo if in game, faccio qualcosa, altrimenti faccio qualcos'altro. Quindi, se sono in gioco, cioè, quindi se sto giocando, perché sono entrato in questo if, cosa voglio fare? Voglio poter abbandonare. Quindi, in game uguale false, cambio lo stato del gioco, ma anche il bottone cambierà, scusate, il bottone si chiama bottone gioca, anche il bottone cambierà la scritta, diventerà set text abbandona. Scusate, allora, se sono in gioco, se sto giocando, voglio che se sto giocando è in false, quindi dovrebbe essere gioca. Adesso poi controlliamo. Scusate, mi sto confondendo. Invece, se sono se non stavo giocando, voglio iniziare a giocare, quindi diventa in game, diventa true, quindi semplicemente quello che devo fare è cambiare lo stato della variabile, e poi anche il valore della label che diventa abbandona. Controlliamo soltanto di aver impostato la logica correttamente. Gioca, abbandona, sì, dovrebbe essere corretto. Perché se stavo giocando, setto lo stato del gioco a false, quindi smetto di giocare, e quindi la prossima operazione da fare è riniziare a giocare. Se invece non stavo giocando, inizio a giocare, però il prossimo stato è quello di abbandonare il gioco. Quello che vorrei fare, però, nel momento in cui inizio a giocare, è anche rendere l'interfaccia visibile. Quindi, se non stavo giocando, dopo aver cambiato lo stato del gioco, vorrei rendi visibile l'interfaccia.
Quindi creiamo un metodo che si chiamerà make GUI visible e gli passo un parametro true. Questo metodo non esiste, lo creiamo. Ridefiniamo la variabile come la chiamiamo visible. In questo metodo cosa faccio? Faccio tutta una serie di operazioni per rendere l'interfaccia visibile o meno a seconda del valore passato come parametro. Devo cambiare la visibilità di tutti i componenti, tutti i componenti che si trovano sotto la prima HBox, quindi di questa text field, del bottone prova, della label, della label result e della progress bar. Quindi, uno alla volta, il primo è txt numero inserito, set visible. A cosa lo settiamo? È un parametro booleano, gli passiamo la variabile visible. Quindi se è true vuol dire che il componente verrà reso visibile. Poi abbiamo il bottone prova, set visible, di nuovo gli passiamo la variabile visible, poi abbiamo txt result set visible, visible, txt info e in ultimo la progress bar che abbiamo chiamato progress bar set visible visible. Quindi, cosa succede? Se non stavo giocando prima, adesso voglio iniziare a giocare, rendi l'interfaccia visibile e cambia il bottone in abbandona. Se invece stavo giocando, cambia lo stato del gioco in false, quindi smetto di giocare, cambia il testo del bottone in gioca e rendi l'interfaccia non visibile. Spero di non essermi confuso con gli stati, ma adesso controlliamo. Cerchiamo di gioca, l'interfaccia viene resa visibile, abbandona, l'interfaccia sparisce, gioca, abbandona, sì, sembrerebbe funzionare. Un'altra cosa che vorrei è se inizio a giocare, vorrei che la combo box smettesse di essere responsive, perché grazie. Perché non vorrei poter modificare la difficoltà del gioco mentre sto giocando, non avrebbe senso. Quindi, quando rendo la GUI visible, quindi quando rendo l'interfaccia visibile, voglio rendere la combo box disabilitata. E quando invece rendo l'interfaccia invisibile, voglio rendere la combo box abilitata. Purtroppo qui la,
la sintassi di JavaFX non è la migliore perché setDisable e visible hanno una semantica opposta e quindi anche le variabili devono essere opposte. Quindi inizio a giocare, la difficoltà, non posso più cambiare la difficoltà, però posso inserire un numero e questo numero può essere ovviamente troppo grande perché avevo scelto 10, quindi 5, eccetera, troppo grande, 3, hai vinto. Ottimo. Cosa mi manca? Mi manca settare la progress bar. Come faccio a settarla? È abbastanza semplice perché la progress bar si modifica con i tentativi. Fin qua è tutto chiaro? O vi siete persi? Allora, come modificare la progress bar? C'è un metodo che si chiama setProgress della progress bar, dove posso cambiare proprietà su quanto questa viene riempita. Accetta un valore double, che va tra 0 e 1, dove 1 è completamente piena e 0 è vuota. È abbastanza semplice perché basta fare la divisione tra il numero tentativo e il numero totale dei tentativi. Siccome qua il numero di tentativo è 0, la progress bar sarà reinizializzata a 0, però man mano che gioco la progress bar avanzerà. Quindi qui copio la stessa istruzione nel metodo doProva. Quindi se lo eseguo, c'è alguna difficoltà, 100 o 16 tentativi, se inserisco un numero, la progress bar non si aggiorna, come mai? Scusate, perché la divisione deve dare origine ad un double, perché altrimenti di default viene tenuta soltanto la parte intera. Certo. Allora, abbiamo detto che vorremmo che nell'interfaccia la progress bar cambiasse il suo stato nello stesso modo in cui la label lo fa, ossia in base, man mano che i tentativi aumentano, vogliamo che la progress bar aumenti. Per settare il valore di riempimento della progress bar abbiamo un metodo che si chiama setProgress, che accetta un parametro float, double, scusate, double, che va tra 0 e 1. 1 vuol dire completamente piena, 0 vuol dire vuota. Quindi, appena iniziamo a giocare, vogliamo che sia vuota, quindi potrei settare progress bar set progress 0.0. Questa è la stessa cosa di fare progress bar set progress numero tentativi diviso il numero totale dei tentativi. Ah, scusate, questa istruzione va qua. Perché appena inizio il gioco clicco sul bottone do gioca. Però siccome il numero di tentativi è pari a 0, fare il numero di tentativi diviso il totale dei tentativi dà comunque 0, quindi queste due istruzioni sono perfettamente equivalenti. Quindi appena inizio a giocare set progress 0. Man mano che gioco, set progress è uguale al numero di tentativi diviso il numero totale dei tentativi. Questo mi dà una frazione, un valore che va tra 0 e 1 e mi permette appunto di settare il valore della progress bar. Quindi adesso gioco, inserisco un numero, continua a non funzionare, come mai? Adesso controlliamo. Dovrebbe accettare un valore
Hai ragione. Sì, adesso funziona perché appunto bisognava mettere un numero double, il problema è che la divisione in Java di default dà soltanto, perché, no, perché sono due interi, quindi il risultato della divisione è un intero, trasformando una delle due variabili da intero a double, anche la divisione mi dà come risultato un double, e quindi posso settare il progress della progress bar. Quindi l'interfaccia, vediamo a che punto è l'implementazione. Allora, scelgo un valore di gioco, 10 o 13 tentativi. Inserisco uno, continuo a inserirli fino a un certo punto. Vorrei che però a 13, arrivo a 13, ho perso, però come vedete posso ancora continuare a giocare. Sì, è giusto. Maggiore o uguale. Quindi quando arrivo al tredicesimo. Ho perso. Ok, sì, hai ragione, la logica è più corretta. Dipende da come vogliamo implementare il programma. Se mettiamo maggiore, vuol dire che al tredicesimo abbiamo ancora la possibilità di giocare. Dipende da come interpretiamo il programma, non c'è una regola. Comunque, quello che vorrei farvi vedere è che, nonostante abbia perso, posso ancora provare a inserire dei numeri e il contatore aumenta. Questo però è una situazione che non ha senso. Quindi vorrei che, una volta superato, una volta che ho perso, non fosse più possibile inserire dei altri numeri, quindi rendere questa parte dell'interfaccia disabilitata, in particolare il bottone prova e la txt numero. Quindi, se ho perso, cosa succede? txt numero punto set disable true. Chiamava txt numero inserito. E la stessa cosa per il bottone prova. Scusate, bottone. Però per evitare il bug che avevo nel programma che vi ho fatto vedere inizialmente, ogni volta che inizio a giocare, non solo devo rendere visibili questi componenti, ma devo anche abilitarli. Quindi, quando inizio a giocare, rendo l'interfaccia visibile, setto la combo box a disable e poi abilito questi due componenti. Gioco, inserisco un numero, 2, prova, 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 prova. Quando arrivo al tredicesimo ho perso, l'unica cosa che posso fare è abbandonare il programma e iniziare una nuova partita partendo dall'interfaccia iniziale, però vorrei anche settare questa txt a inserisci numero e eliminare qualsiasi contenuto all'interno di questo text field. Quindi, quando inizio a giocare, devo anche txt
numero inserito, 7 text vuoto, e txt result devo scrivere inserisci numero. Vediamo se adesso l'applicazione è completa. Gioca, inseriamo un numero, prova. Alla fine hai perso, abbandona, gioca e l'interfaccia è inizializzata. L'ultima cosa che possiamo ancora fare è nel momento in cui ho perso, le ultime due righe che ho inserito adesso sono queste qui. Semplicemente inizializzo la label a inserisci numero e cancello il contenuto della text field dove inserisco il numero. Come ultima cosa, nel momento in cui ho perso, vorrei anche dire qual è il risultato. Quindi hai perso, il numero era 8. Direi che adesso il nostro programma è abbastanza completo e non dovrebbe avere errori. Possiamo cambiare difficoltà. Inserisci un numero, mettiamo 50. Troppo grande, 25. Troppo grande, mettiamo 13. Troppo grande, 6. Troppo grande, 3. Troppo piccolo, e tra 3 e 6, 5, ho vinto. Quindi in 6 tentativi sono riuscito a individuare il numero. Esatto, hai ragione. Hai ragione. Dovremmo disabilitarlo anche quando ho vinto. Quindi, quando ho vinto, devo disabilitare il bottone prova e anche la text field. Come vedete, la complessità del programma non è tanto nella logica del gioco, che è banale, ma è nel rendere l'interfaccia uniforme, cioè consistente con la logica di gioco. E questa è la più grossa complessità. La cosa brutta, il brutto di questa implementazione è che è tutta mischiata nel controller, e se in questa applicazione può avere ancora senso perché è abbastanza piccola, se avessi scritto un gioco più complesso avrei avuto un'implementazione molto più corposa. Questo è il motivo per cui in futuro, dalle prossime lezioni, introdurremo il concetto di Model View Controller, che è un pattern che permette di separare la parte di controllo dell'interfaccia, il controller, dal model, che è l'implementazione dell'applicazione, del cuore dell'applicazione. Quindi avrei implementato la logica dell'applicazione nel model, lasciando tutta la parte di controllo dell'interfaccia al controllore. E questo è il modo in cui più o meno tutte le applicazioni, per tutti i principali framework, da Android a Windows, utilizzano. Quindi avete domande sull'esercizio che abbiamo fatto? Volete rivedere qualcosa? Qui. Allora, il double, bisogna fare il cast di uno dei due valori, perché essendo due interi la divisione darebbe risultato. Siamo su do prova, sì.
bisogna fare il cast di una delle due variabili a double e poi fare la divisione. L'ho messo nel momento in cui iniziamo a giocare, quindi qui. Quando in game diventa true, perché inizio a giocare, allora devo abilitare l'interfaccia, rendere tutti i suoi componenti visibili, abilitati, tranne la combo box, che deve essere non abilitata. Allora, puoi scegliere, puoi diminuire il margine, puoi anche toglierlo se vuoi. Darne solo 5 potrebbe essere un problema perché sei sotto il minimo matematico, ossia se sei fortunato in 5 tentativi puoi trovare qualsiasi numero, però sappiamo che in logaritmo in base 2 di difficoltà tu trovi la certezza matematica di trovare quel numero. Se tu dai un valore inferiore perdi questa certezza. Quindi se tu qua volessi, su numero tentativi, potresti commentare questo e mettere totale tentativi uguale a 5. Nel momento in cui io eseguo l'applicazione, qualunque sia la difficoltà che scelgo, il numero di tentativi massimo è 5. Esatto, perché allora se io elimino il margine e quindi utilizzo soltanto il valore del logaritmo, il numero di tentativi dipende dalla difficoltà che ho scelto. In questo caso se ho scelto 100 ne ho 6, se ho scelto 1000 ne ho 9 e se ne scelgo 10 ne ho 3. Questo è il valore del logaritmo. Però vorrei dare un po' di margine all'utente. Sono d'accordo con te che dare un margine statico, indipendente dalla difficoltà, sia non molto corretto. Quello che potrei fare è adattare questo margine. Ad esempio, potrei dire: totale tentativi è il logaritmo in base 2 della difficoltà, più un margine, di cosa? Di un margine per difficoltà, per. Non lo so, 0,1. Quindi prendo 10% di difficoltà. No, scusate, più il margine è dato da 10% della difficoltà. L'1% dipende da. Se esempio faccio il 10% della difficoltà. 0,1, scusate. In questo modo è adattativo, cambia col cambiare la difficoltà. In questo caso il margine è 4, se scelgo 1000 il margine è 109. Di nuovo la crescita non è corretta, bisognerebbe avere una crescita più lenta, logaritmica direi, visto che la soluzione è logaritmica. Quindi potrei, esempio, semplicemente dire il numero di tentativi è uguale al logaritmo in base 2 per 2, per più questo numero per 0,1. Insomma, posso trovare diverse soluzioni. Certo, allora, tutto quello che abbiamo fatto in JavaFX, quindi in FXML, può essere fatto anche via codice. Allora, vediamo se so come si fa. Ad esempio, se vinco, txt result set. Font. Però
Però poi questo serve per cambiare il tipo di font, non il colore. Potrebbe essere set background oppure. Sì, però pure che cambia il background del layout associato alla label, non il. Di sicuro, visto che è possibile settare un CSS, quindi cambiare tramite CSS la proprietà. Sinceramente non l'ho mai fatto. So di sicuro che si può fare, basta cercarlo nella documentazione. Possibile. L'esercizio sarebbe finito. Sì? Sì, l'ultimo tentativo è ancora valido. Ok, quindi sì, va benissimo mettere maggiore, come era inizialmente. Altre domande? Allora, siccome ci rimane ancora un po' di tempo, potremmo vedere la soluzione del primo laboratorio. Ok, ci sono diversi modi. JavaFX ha un tool per farlo, perché il problema non è tanto creare l'applicazione, ma includere nell'applicazione le librerie necessarie per essere eseguita. Quindi di sicuro il tool di JavaFX assicura di includere le librerie. Quello che io ho fatto è semplicemente esportare l'applicazione facendo export, creando un runnable jar file. Next si sceglie il nome, poi ho selezionato l'opzione con scritto Package required libraries into generated jar, e poi dopo si sceglie la configurazione che è quella, comunque che è semplicemente il progetto. Poi facendo clic su Next viene creato il jar. Il problema è che dovrebbe essere portabile, ma nella pratica non lo è, troppo. Quindi sarebbe meglio utilizzare il tool di JavaFX direttamente, che però non ho mai usato, quindi non so bene spiegarti come funziona. Ci sono domande? Allora, se siete d'accordo, guarderei la soluzione al primo laboratorio. Siete riusciti tutti quanti a finirlo, a completarlo? Qualcuno ha avuto problemi? Tra l'altro ho già caricato il secondo laboratorio, quello di mercoledì prossimo. Allora, quello che bisognava fare era molto semplice. Una semplice interfaccia con un bottone e un text field. Bisognava creare l'interfaccia. E poi a questo punto c'erano alcuni metodi molto semplici per aggiungere una parola o ottenere l'elenco delle parole
inserite, e poi il bottone reset per cancellare tutto quanto quello che era stato inserito. Dove l'idea era quella di modificare l'implementazione utilizzando una volta le liste, e una volta la linked list, una volta l'array list, e vedere quale delle due implementazioni era più consona a quella di interesse. Quindi, apriamo Eclipse. Allora, abbiamo già uno scheletro di interfaccia, noi possiamo inserire una parola, ma abbiamo una null pointer exception. Come mai? Perché il metodo elenco uguale a new parole. Allora. Quello che vi consiglierei è di non fare operazioni all'interno del metodo initialize, ossia il metodo initialize quando è che viene chiamato? Se noi andiamo a vedere il file fxml, vediamo che nella prima riga del file fxml viene specificato il controller. Quindi nel main, quando viene fatto il parsing, nella prima riga, viene fatto il parsing del file fxml, viene letta la prima riga e c'è scritto crea un controller. Allora viene creato il controller. Avrà il suo costruttore, vengono iniettate le varie variabili con la notazione fxml e poi alla fine dell'esecuzione di questa parte viene chiamato il metodo initialize. Perché è interessante questo metodo? A parte il controllo degli errori dove vengono controllati i vari campi che sono iniettati nell'interfaccia, è importante perché posso fare ancora delle modifiche all'interfaccia prima che l'utente possa interagire con essa. Però sarebbe meglio fare delle operazioni legate esclusivamente all'interfaccia, quindi io sposterei questa creazione della variabile all'esterno e la metterei come variabile globale, la metterei subito dopo la creazione della variabile globale. La definizione della variabile globale. Quindi appena viene creato il controller, viene creato una nuova classe di tipo elenco. Una nuova classe di tipo parole che chiamiamo elenco. La classe parole al suo interno non è implementata. Quindi cosa fare? Voglio creare al suo interno di sicuro una lista. Quindi linked list di string lista uguale, la creazione della linked list, scusate, list uguale list di string lista. La creazione però effettivamente della lista la facciamo nel costruttore, quindi lista uguale new linked list string e importiamo linked list. Avrei potuto farlo anche all'esterno, però visto che il costruttore viene chiamato, ha senso creare la lista nel costruttore. Add parola, semplicemente lista.add p get elenco, devo ritornare una lista di stringhe, quindi semplicemente return lista. Reset significa lista.clear. Cancello la lista. Quindi adesso nel controller cosa succede? Quando clicco sul bottone insert prendo la parola
prendo la parola e la aggiungo all'elenco, cosa che però mi sembra che manchi. No, scusate, no, prendo la parola, la aggiungo all'elenco, la faccio qui, poi creo una variabile result, una stringa result, alla quale poi aggiungo tutte le varie parole che ho già inserito, come creare una lista di parole, e poi dopo la stampo. E alla fine azzero l'interfaccia grafica, quindi resetto il campo in cui ho inserito la parola. Se premo invece il metodo, se premo il bottone reset, quello che succede è che l'elenco delle parole viene resettato, quindi tutte le parole nella lista vengono cancellate e anche txt result viene azzerato. Vediamo se funziona quello che abbiamo creato. Quindi parola Andrea, inserisci, viene stampato. Inserisci, viene stampato Pippo. Se proviamo su reset, viene cancellato tutto. Va benissimo. Il problema è che in questo modo posso inserire poche parole, invece ne vorrei inserire tantissime. Quindi cambiamo leggermente la semantica del metodo doInsert. Allora, quando premo sul pulsante insert vorrei che venissero inserite, ad esempio, 100 parole. Quindi faccio un ciclo for int i uguale a 0, i minore di 100, i più più, la parola da inserire avrà questo formato, parola underscore più i, quindi sarà la parola 0, 1, 2, 3 fino a 99, e l'aggiungo ad elenco, quindi elenco.add parola di parola. Quindi cosa aggiungo? La parola parola all'elenco. Aggiungo 100 e mi chiedo quanto questa operazione sia durata, quindi double temp1 uguale system.nanotime. Double temp2 uguale system.nanotime. txt result.setText inserimento concluso in secondi. Facciamo così. Temp 2 meno temp 1. Perché devo fare questo? Perché System.nanotime mi dà la fotografia del tempo in questo istante. È come se avessi l'ora, poi calcolo la differenza tra le due ore. Il problema è che l'ora non è nel formato 11 e 15, ma è nel formato in nanosecondi, contati a partire da una particolare data. Ad esempio, tipicamente si contano a partire dal 1970, oppure, ma siccome l'implementazione, questo dipende dalla Java Virtual Machine, potrebbero essere benissimo contati a partire da ieri, e quindi il valore di nanosecondi di per sé non ci interessa la differenza tra i due tempi, e quindi calcoliamo la differenza, però questo in nanosecondi noi lo vogliamo in secondi, quindi facciamo diviso 10 alla nona, e dovremmo ottenere i secondi. Quindi inseriamo 100 parole e vediamo quanto questa operazione ci è costata. Ovviamente il numero è estremamente piccolo, però cerchiamo di renderlo un pochino più interessante aggiungendo 100.000, no, sono 10.000, mettiamo 100.000 parole. Inserisci, l'inserimento si è concluso in 0,67,
Adesso la domanda è: teniamo traccia di questo valore. Questo usando le linked list. Se cambiassi l'implementazione, cambierebbe qualcosa? Quindi, se confrontiamo questi due valori, vediamo che sono esattamente dello stesso ordine di grandezza, sono molto simili. E questo perché l'inserimento, sia che sia una lista, una linked list, che sia un array, più o meno ha lo stesso costo, perché tanto inserisco sempre in coda e quindi in un caso o nell'altro l'inserimento è uguale. Una cosa che l'altra volta non ho specificato è questa. Nella collection, quindi in una lista, non copio l'elemento stesso, copio soltanto un riferimento all'elemento. Quindi se sto mettendo delle stringhe in una lista, le stringhe vivono come oggetto dentro l'heap di Java. Quindi quando faccio new string viene creato un nuovo oggetto nell'heap. Quando inserisco questo oggetto nella lista, non è che creo un nuovo oggetto string e lo metto nella lista, semplicemente metto il riferimento, ossia metto l'indirizzo di memoria dell'oggetto string che già ho creato. Quindi la lista non è nient'altro che una sequenza di indirizzi di memoria. E quando la ordino, non sposto gli oggetti originali, che sarebbe un'operazione pesantissima, sposto i riferimenti. Questo solo per essere chiari, ma credo che già lo sappiate. Quindi abbiamo visto che l'inserimento non cambia molto. Se però volessi cancellare, una parola in particolare, come cambierebbero i tempi? Diciamo che voglio cancellare la parola, quali elementi mi interessano? Il primo, quello centrale e l'ultimo, perché sono quelli un pochino più critici. Sono le tre condizioni che mi interessano di più. Quindi vediamo la prima parola, di cancellare la prima parola. Quindi aggiungiamo un metodo, elenco, remove parola, e gli passo la parola da rimuovere, che è parola underscore 0, 1, se ne inserisco 100.000 sarà 50.000 e poi l'ultima che sarà 99.900, bla bla. Manca il metodo remove parola che vado a creare. Il metodo remove parola semplicemente cosa fa? Fa una scansione della lista per eliminare la parola. Quindi lista.remove object string. Al suo interno utilizza il metodo equals. Sappiamo che però il metodo equals per le stringhe è già definito, quindi dovrebbe funzionare. Un'altra cosa interessante che era venuta fuori la scorsa volta è la seguente. Vi ho detto che quando vogliamo fare dei confronti bisogna sempre ridefinire equals e hashCode. In realtà hashCode non lo dobbiamo ridefinire perché ci serve per fare il confronto. HashCode verrà utilizzato ogni volta che utilizziamo una collezione che fa uso degli hash. Ma in Java hashCode e equals sono due metodi che vanno di pari passo. Quindi se ridefinisco uno per forza devo ridefinire l'altro. Entrambi devono avere la stessa semantica. Un'altra informazione che era venuta fuori la scorsa volta era, qualcuno aveva detto, per confrontare gli oggetti possiamo utilizzare compareTo. È vero,
possiamo utilizzare compareTo se abbiamo implementato l'interfaccia comparable. Il problema di confrontare due oggetti con compareTo è che ci perdiamo equals. Se siamo noi a fare il confronto, sappiamo che lo dobbiamo fare con compareTo piuttosto che equals. Ma ci sono tutta una serie di librerie, come quella sui grafi, che vedremo poi nella seconda parte del corso, che internamente fanno uso dell'oggetto, di un metodo per confrontare due elementi. E di default utilizzano equals, non compareTo. Quindi se voi avete ridefinito compareTo, vi perdete un pezzo, dovete anche ridefinire equals. Quindi non è sbagliato ridefinire compareTo, ma non è completo. Questo è un altro caso, remove. Se avessi utilizzato compareTo, il remove invece avrebbe utilizzato equals, quindi avrei dato una differente semantica che però poi non sarebbe stata utilizzata nella realtà. Quindi vediamo cosa succede. Siamo nel controller, vogliamo prendere i tempi per ogni operazione. Quindi ricordiamoci che adesso stiamo usando una ArrayList non dobbiamo fare setText ma appendText perché altrimenti viene cancellato tutto quello che abbiamo scritto finora. Vediamo che la prima operazione di cancellazione è estremamente veloce. Perché è estremamente veloce? Perché come funziona il metodo remove? Devo scandire questa collezione. Siccome parto dal primo elemento a scandirla, è ovvio che io voglio cancellare il primo elemento, sarà velocissima. Quando però devo cancellare l'elemento al centro, vediamo che è molto più lenta. È lo stesso per l'altro ancora. È lo stesso per l'ultimo. In particolare l'ultima cancellazione è di un ordine di grandezza più lenta rispetto a quella dell'elemento centrale. Copiamoci questi valori. Cambiamo l'implementazione da linked list, da array list a linked. E cerchiamo di confrontare come prima vediamo che cancellare il primo elemento è abbastanza veloce, cancellare quello al centro è molto più lento, cancellare l'ultimo è molto più lento rispetto a quello del centrale. Quindi, quando le confrontiamo, cosa vediamo? Che, come ci aspettavamo, le due implementazioni danno dei risultati simili. Ma questo perché?
perché non stiamo sfruttando la differenza tra le due collezioni. Ossia, in entrambi i casi, per cancellare l'elemento, dobbiamo iterare su tutta la collezione, perché lo dobbiamo prima trovare. Non sappiamo cosa cancellare. Dobbiamo prima scandire la collezione per cancellarlo. Quindi l'operazione di cancellazione in sé è poco rilevante rispetto all'operazione di cercare l'elemento. Questo è il motivo per cui le due implementazioni per questo specifico problema danno dei risultati molto simili. È meno lenta, sì, a parità. Se io sapessi già cosa devo cancellare, quindi avessi già il puntatore all'elemento da cancellare, la cancellazione nella linked list sarebbe più veloce, perché nella linked list rimuovo il blocchetto, unisco gli altri due ed è finita. Invece nell'array list lo devo rimuovere e spostare tutti gli altri di una posizione. Quindi però devo sapere cosa devo cancellare, devo avere il puntatore già all'oggetto che voglio cancellare. In questo caso invece il problema è che dovevo cercarlo questo oggetto, e per cercarlo devo iterare su una collezione di 100.000 elementi. Quindi l'iterazione è lenta in entrambi i casi, e quindi entrambe le implementazioni ci danno più o meno gli stessi risultati. Direi che possiamo concludere. Arrivederci.